Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ZES, di zone economiche speciali. E allora per farlo, per vedere anche le prospettive di punti strategici della nostra regione, oggi siamo nella porta che l'Abruzzo ha verso il Molise, andiamo a Vasto, al porto di Vasto. Do la buona giornata a Paolo Renzetti, che vedo in collegamento. Buon pomeriggio Paolo, perché parleremo di ZES, di zone economiche speciali, e soprattutto di quanto il porto di Vasto può essere un hub strategico dal punto di vista dei trasporti, soprattutto per quanto arriverà dal punto di vista economico a sostegno di un'infrastruttura come il porto di Vasto. Buon pomeriggio Paolo, in compagnia di Pietro Marino, presidente dell'associazione Oasi. Sì, grazie, grazie Jacopo, un saluto ovviamente a te e ai nostri telespettatori qui dal porto di Vasto, da Punta Penna, questa splendida location con alle nostre spalle proprio lo scalo portuale di Vasto. Dicevi bene, una infrastruttura strategica per la nostra regione, la porta sul Molise, ma io direi la porta sul meridione d'Italia, sul mezzogiorno, dunque un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione. Parliamo del porto di Vasto e lo facciamo proprio con un addetto ai lavori, con il dottor Pietro Marino, che è a capo dell'associazione Oasi, che raggruppa gli imprenditori commerciali proprio del porto di Vasto, occupazione, ambiente e sviluppo industriale, questo è l'acronimo di Oasi. Grazie innanzitutto dottor Grazie Marino per aver accolto il nostro invito, per essere qui a Vasto per parlare di questa infrastruttura che dicevamo è strategica per la nostra regione, un ponte verso il mezzogiorno ma non solo. Sì, il porto di Vasto è un porto a carattere regionale che movimenta ogni anno circa 500-600 mila tonnellate di merce tra rinfusa secca e rinfusa solida. Come tutte le attività portuali in Italia abbiamo risentito un po' tutti della crisi dovuta alla pandemia, però possiamo dire che quest'anno i numeri sono in linea con quelli degli anni precedenti. Abbiamo un leggero recupero, anche se per tornare ai numeri, ai traffici precedenti, bisogna aspettare l'anno almeno 2022, ecco. Si parla tanto, se ne è parlato anche nei giorni scorsi in occasione della visita qui nella nostra regione del ministro Mara Carfagna delle ZES, delle zone economiche speciali, e ovviamente il porto di Vasto, lo scalo portuale vastese è legato in maniera diretta proprio alla ZES. Sono stati stanziati anche dei fondi, 8 milioni e mezzo di euro, mi corregga se non è questa la cifra dottor Marino. Che cosa potrà accadere, che cosa dovrà accadere da qui ai prossimi mesi con lo stanziamento di questi fondi per il porto di Vasto? Il porto di Vasto è un'infrastruttura importantissima e svolge un ruolo strategico in quanto è baricentrica e centrale a tre macro aree industriali che sono dati dall'area vastese, dalla Val di Sangro, dal Molise e dall'Alta Puglia. Tutte queste 3-4 macro aree raggruppano circa 550-600 aziende con circa 30.000 occupati. In queste aree sono presenti multinazionali importantissime, basti pensare alla Pilkington piuttosto che alla Denso, alla Honda, ma anche alla stessa Sevel, dove qui sul porto di Vasto ogni mese vengono movimentati circa 1.000 furgoni per le varie destinazioni, per la Turchia piuttosto che la Russia, l'Ucraina e la Grecia. Quindi oggi investire sul porto di Vasto significa soprattutto rispondere a quelle che sono le sfide del mercato, perché è un'infrastruttura importante e strategica per il centro-sud d'Italia. Lei parlava giustamente ed elencava alcuni numeri che riguardano il porto di Vasto. Io allargherei il discorso, perché quando si parla di ZES si parla di 500 aziende tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia, 28.000 occupati. E poi c'è questo discorso davvero fondamentale che riguarda proprio il trasporto e il passaggio dei veicoli che sono fabbricati presso la Sevel della Val di Sangro. Sì, infatti ogni mese vengono qui, c'è un armatore che dalla Grecia, la Neptune Lines, che fa almeno quei 3-4 approdi al mese. Questo, voglio ribadire l'importanza di questa infrastruttura, perché oggi sono stati stanziati, come diceva lei bene, dalla regione Abruzzo ben 12 milioni di euro per l'allungamento del molo sopraflutto e contestualmente l'allargamento della banchina di Levante per poter permettere l'ultimo miglio, quindi la ferrovia
ferrovia all'interno del porto di Vasto. La stessa RFI ha stanziato ben 18 milioni di euro per completare l'ultimo miglio e abbiamo oltre 8,5 milioni di euro dal PRNN. Non per ultimo, ma di fondamentale importanza per noi, sono anche 2 milioni di euro stanziati per il dragaggio in modo tale da portare i fondali dai 6,80 m attuali ai 7,20-7,30. Tutti questi stanziamenti sono importanti in quanto grazie a loro possiamo dare inizio allo sviluppo e alle opere previste dal piano regolatore portuale, avendo così un porto strategico sia per quanto riguarda le navi, che possiamo accogliere navi di circa 200 metri contro i 170 attuali di oggi, un pescaggio che passa dai 6,80 m ai 10-12 metri in quanto all'imboccatura qui del porto di Vasto abbiamo dei fondali fino a 18 metri, avremo sicuramente 2.000 metri lineari di banchine con 150.000 metri quadri di piazzale, che sono importantissime perché un porto senza un retroporto non può operare in quanto necessita per poter stoccare tutta la merce. Prima di dare la linea allo studio al collega Jacopo Forcella per qualche sollecitazione, io volevo restare proprio sul discorso del piano regolatore portuale, perché credo che questo sia un fattore significativo del porto di Vasto, con questo piano regolatore che è stato approvato nelle settimane e nei mesi addietro e che rappresenta una sicurezza per lo scalo portuale di Vasto. Certamente, col piano regolatore portuale, con tutti questi stanziamenti, come dicevo, possiamo dare avvio a tutte queste opere. E il piano regolatore portuale è stato approvato prima in primis dal Comune, in secondo poi dalla Regione e non per ultimo, ma questo anche nel lontano 2013, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Jacopo, quindi aspettiamo soltanto i finanziamenti per iniziare. Jacopo, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio, dottor Marino. Giustamente lei dice aspettiamo i finanziamenti per poter cominciare. Poi una volta che si sarà cominciato, inevitabilmente la domanda è d'obbligo. Quanto ci vorrà? Qual è la tempistica per ottenere, sia a livello di infrastrutture che di tutto il resto, per ottenere il risultato completo, per avere un hub davvero importante, che è quello che dovrebbe rappresentare il porto di Vasto, c'è cioè anche quello di Ortona, ma insomma oggi parliamo del porto di Vasto. La tempistica poi una volta arrivati i finanziamenti. La tempistica dobbiamo iniziare a partire step by step, perché già con i primi stanziamenti, con i 12 milioni di euro che permettono appunto l'allungamento del molo sovrafrutto e l'ampliamento della banchina di Levante, già possiamo iniziare ad avere un retroporto importantissimo e possiamo iniziare ad accogliere già navi con 200 metri. Poi per ultimare il tutto i tempi tecnici saranno stati da 3-4 anni, non lo so, però sono opere che vanno viste piano piano e che ogni opera ha la sua importanza. Vogliamo un po' spiegare, perché adesso proviamo a fare un piccolo passo indietro, non me ne voglia, però chiaramente anche per chi ci segue da casa. Dire che cos'è una zona economica speciale, che peraltro ha una legislazione economica differente rispetto al resto del paese, magari da casa si chiedono ma come mai le ZES hanno una legislazione diversa, hanno agevolazioni fiscali differenti, come vengono perimetrate e perché? Sì, queste permettono soprattutto per attirare nuovi investimenti e nuove attività produttive da parte di imprenditori che vogliono allocarsi e vogliono avviare nuovi insediamenti produttivi all'interno del nostro territorio. Quindi questo non può che far portare benefici non soltanto a tutta l'area industriale di Punta Pena, dove qua operano le maggiori imprese, ma anche allo stesso porto, dove privati possono investire sulle stesse banchine per costruire magazzini e quant'altro. Senta, quindi serve soprattutto per questo snellimento burocratico. Dico 35 milioni di euro in totale, sono un piano compatibile con tutte le opere che andranno realizzate? È una buona parte per iniziare a sviluppare il piano regolatore portuale, per far attirare sempre di più nuovi armatori e nuovi insediamenti produttivi, ma questo non soltanto a livello commerciale, ma voglio aprire anche una piccola parentesi per quanto riguarda anche il settore turistico, croceristico, perché una città come Vasto merita anche uno sviluppo turistico importante, ecco. Quindi con l'ingresso di nuove navi sicuramente nuovi armatori si verranno ad affacciare qui sul nostro porto di Vasto. Paolo.
Sì, per chiudere qui il collegamento in diretta dal porto di Vasto, io vorrei restare un attimo proprio sull'aspetto che riguarda il turismo, perché abbiamo parlato dell'aspetto soprattutto economico e dei risvolti economici che potrà avere il porto di Vasto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, però mi vorrei soffermare proprio invece sull'aspetto turistico. Pensando a qualche collegamento, si sta pensando in futuro, ormai per la prossima estate ovviamente, a poter mettere qualche collegamento qui da Vasto con l'altra sponda dell'Adriatico? Sì, questo è un progetto fattibile, ripeto, aspettiamo l'inizio dei lavori per poi diciamo progettare il tutto, perché una volta avuti diciamo la lunghezza diciamo della nave, i pescaggi e quant'altro, con tutte queste informazioni, tutte queste caratteristiche riusciamo così ad attirare e a chiamare nuovi vettori commerciali che possono qui venire a scalare il porto di Vasto. Per chiudere, un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico della nostra regione, ne aveva parlato nelle settimane scorse anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, bisogna investire tanto sui porti abruzzesi. Sì, è vero, perché comunque la logistica per le aziende è importantissima, perché l'approvvigionamento di materie prime per quanto riguarda l'azienda rappresenta il 50% poi del futuro fatturato per come andranno a rivendere il loro prodotto. Quindi un porto importante non fa che avere un saving cost per quanto riguarda la logistica e gli approvvigionamenti per le grandi multinazionali. Grazie al dottor Pietro Marino, presidente dell'associazione Oasi, grazie per aver accolto il nostro invito. Da Vasto la linea può tornare allo studio, non prima di aver ringraziato Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. A te Jacopo. Grazie a Paolo Renzetti, grazie ovviamente al dottor Pietro Marino. Noi rientriamo e parliamo di servizi ambientali, presidio dei sindacati oggi contro una norma del codice degli appalti che prevede ulteriori esternalizzazioni. Il comparto dei servizi ambientali, dicono i sindacati, rischia di perdere 150.000 posti di lavoro. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Il comparto dei servizi ambientali è in sciopero. Questa mattina presidio dei sindacati davanti alle prefetture di Pescara e L'Aquila, come in molte altre città italiane, per chiedere l'abolizione dell'articolo 177 del codice degli appalti. Questa norma, neutralizzata fino al 31/12 di quest'anno, rischia dal 1 gennaio 2022 di mettere in ginocchio un intero settore, quello dei servizi pubblici, servizi essenziali che in questo paese, anche nell'anno del lockdown, hanno garantito servizi alle cittadine e ai cittadini. Noi chiediamo alla politica di farsi carico di questo grave problema che rischia di destrutturare l'intero comparto dei servizi, per quello che è di nostro interesse, dei rifiuti, dell'igiene ambientale, ma non solo, elettricità, tutti i servizi pubblici utili a questo paese. Si rischia il dumping contrattuale e un arretramento in tema di diritti normativi e retributivi delle lavoratrici e dei lavoratori. La norma contestata non avrà valore fino allo scadere di quest'anno. Dal 2022 però i lavori per almeno 150.000 euro saranno esternalizzati per l'80%. A rischio, dicono i sindacati, ci sono circa 150.000 posti di lavoro in tutta Italia. Il settore del gas è rappresentato da 150.000 lavoratori che rischierebbero il posto di lavoro, perché la norma prevede che le aziende dovrebbero esternalizzare l'80% dei servizi. E quindi questo produrrebbe, attraverso delle gare, l'appalto ad altre aziende e quindi il rischio di licenziamento dei lavoratori e comunque della perdita di competenze e di sicurezza. Dalle istituzioni finora non abbiamo ricevuto alcuna rassicurazione, così i rappresentanti dei lavoratori nei pubblici servizi. Estenderebbe, come ripeto, tutte le garanzie occupazionali e anche nello stipendio ridotto, perché cascheremo sulle cooperative. Quella cooperativa, per stare dentro con i costi, sarebbero costretti a ridurre il personale e se ne andrebbero le garanzie occupazionali. Quindi noi lo sciopero lo continueremo e vinceremo, vogliamo vincere. Le amministrazioni dei comuni bagnati dal fiume Pescara hanno sottoscritto un accordo per il rilancio del corso d'acqua. Gli investimenti, secondo gli intenti della regione, saranno finanziati con le risorse del PNRR.
Sottoscritto il contratto di Fiume Pescara. I sindaci dei comuni bagnati da uno dei corsi d'acqua più importanti d'Abruzzo, da Popoli al capoluogo adriatico, hanno sottoscritto un accordo di programma. La regione Abruzzo progetterà gli investimenti che riguarderanno il fiume. L'obiettivo è quello di riuscire a finanziarlo coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un processo che nasce proprio con la regione che in questo momento ha deciso di costruire un percorso non solo normativo ma anche strumentale per poter far sì che dal 2007 che si parla di contratti di fiume si possa diventare operative e essere oggettivamente quello strumento di programmazione, di investimento e di realizzazione di quelli che sono gli obiettivi, che cercano di mettere insieme innanzitutto il dato ambientale, il valore delle acque, il valore della biodiversità con quelli che può essere un elemento di integrazione, di turismo, di sostenibilità, di sviluppo, di opportunità in una parola. Noi come Regione Abruzzo siamo stati insomma, tra i pionieri rispetto a quelle che sono le opportunità che ci sono in questo momento date dall'Europa, date dal governo nazionale, mi riferisco al piano nazionale PNRR e i vari recovery, quindi strumenti di programmazione complessiva. Noi abbiamo costruito proprio un progetto, una scheda, un sistema di normativo e anche di richiesta di finanziamenti di circa 80 milioni di euro per poter intervenire finalmente su quella che può essere un'azione concreta e trasformare tutto ciò che è stato in questi anni, tante parole, in qualcosa di concreto nei fatti. Pubblica utilità, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. Queste le parole chiave per il rilancio del fiume Pescara. Adesso non cambia niente, è un inizio, è una sinergia che si va a creare, si va a coinvolgere tutti i territori, a responsabilizzare tutti i territori e la provincia di Pescara ha sottoscritto questo contratto per dare maggiore forza e maggiore credibilità a questa cosa, è un punto di partenza fondamentale. Le priorità sono molteplici, però penso che per la città di Pescara è una priorità recuperare quegli spazi lungo l'asta fluviale è cosa importante. Solo se vogliamo pensare a Milano, la città di Milano, che con i navigli, la movida si svolge sui navigli, noi abbiamo questa possibilità di concentrare la movida lungo il fiume di Pescara, risolvendo anche tanti problemi che conosciamo all'interno della città. Ultimato in Abruzzo dalla Strever S.p.A. il primo condominio importante con i lavori in super bonus 110%. Si tratta dello stabile del condominio Playa 1 a San Salvo Marina. Lavori che non sono costati un euro ai condomini. Paolo Renzetti. Dottor Strever, cosa ha rappresentato per la vostra azienda l'effettuazione di questi lavori? Parliamo di lavori importanti del super bonus 110%, rilevanti nella nostra regione da questo punto di vista. Beh, sicuramente è stata ed è una grande opportunità per tutte le imprese italiane e per i cittadini, è un'opportunità che consente di rinnovare il patrimonio immobiliare sia da sotto il punto di vista sismico che termico-acustico. Per cui è molto importante per il risparmio energetico, visti i tempi che corrono, e per quanto riguarda l'apparato sismico. È un'opportunità che mi auguro che il governo provveda a dare delle proroghe adeguate perché i tempi stringono, in questo momento abbiamo certezza solo fino a dicembre 2022 e considerato la possibilità di ricaduta sul territorio nazionale, mi auguro che diano delle proroghe. Oggi è una festa per il sistema ANCE perché un'impresa del nostro sistema, la Strever S.p.A., ha avuto l'abnegazione, la forza, la specializzazione per poter portare a termine un primo cantiere, un condominio abbastanza importante, un lavoro di 8 milioni in breve termine col 110. Questa è una novità nazionale, un primato nazionale di cui l'ANCE ne è orgogliosa naturalmente. E siccome il 110 è un lavoro che si può fare su tutti i fabbricati da Bolzano a Palermo e quindi su tutto il territorio italiano, è secondo noi lo strumento per rilanciare l'economia del sistema paese. Naturalmente noi abbiamo una grossa problematica, il governo deve purtroppo
capire che è importante non più prorogare di anno in anno, ma dare una strutturalità importante almeno di 10 anni, perché soltanto così le imprese possono organizzarsi, le proprietà possono poter stare tranquilli e non andare alla ricerca di chimere e di imprese poco specializzate. Noi perché oggi, prima dicevo, è una festa? Perché nel nostro sistema ANCE abbiamo imprese talmente professionalizzanti che sono riusciti a partire prima e soprattutto a finire i lavori con il tornaconto per la proprietà, per l'economia, per i propri dipendenti e per la propria impresa. Quindi è importante che l'impresa sia specializzata, professionalizzata e soprattutto, come tutte le imprese del sistema ANCE, un codice etico per il rispetto di tutta la filiera. Adesso parliamo di Covid, altri 16 casi di Covid-19 riconducibili alla variante Delta in Abruzzo sono emersi dalle attività di sequenziamento eseguite nella notte dall'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise di Teramo. Riguardano pazienti residenti proprio nelle province di Teramo e Chieti. 35 in tutto i campioni sequenziati, altri 19 sono riconducibili invece alla variante Alfa, prima chiamata variante inglese. La prevalenza della variante Delta nell'ultima sessione di sequenziamento sale così al 46%. Fino ad oggi erano una decina i casi di variante indiana accertati in Abruzzo, tutte le province di Chieti e Teramo. Gli ultimi due erano emersi ieri dall'attività di sequenziamento condotte nel laboratorio di genetica molecolare e test Covid-19 dell'Università D'Annunzio di Chieti. Riguardavano un 80enne vaccinato ed una giovane donna, entrambi finiti in ospedale per accertamenti e poi dimessi. E a proposito di Covid, Trasacco nei giorni scorsi è stato investita da un cluster Covid. Per questo l'amministrazione, in collaborazione con la ASL 1, ha provveduto ad una giornata vaccinale dedicata ai tanti lavoratori del settore agricolo del Fucino. Consigliere, un'operazione questa unica, lo possiamo dire, in Italia, perché è nata in collaborazione tra amministrazione, ASL, esercito e Arma dei Carabinieri, non solo, anche tante le forze di volontariato intervenute per realizzare un Vax Day rivolto ai lavoratori del mondo agricolo. Sì, i lavoratori del mondo agricolo è una unione di istituzioni che veramente hanno lavorato di concerto a dare la risposta più bella, che nessuno deve rimanere indietro. I lavoratori agricoli sono persone che lavorano dalle 3 di notte e continuativamente, e quindi era giusto dedicare una giornata a loro e mettere in sicurezza a un comparto che negli ultimi tempi aveva dato segni di diffusione del contagio in maniera anomala rispetto a quello che era il trend della popolazione. È stato realizzato un Vax Day, una giornata intera dedicata alla vaccinazione anti-Covid rivolta ai lavoratori delle aziende agricole, quindi qui vicino abbiamo ovviamente il Fucino, il polmone verde del nostro territorio. Sindaco, un grande sforzo per un grande risultato, lo ricordiamo, un'operazione questa unica in Italia. Sì, un'operazione unica in Italia, e il mese scorso, dopo il cluster scoppiato nel nostro paese, appunto abbiamo deciso in collaborazione con l'ASL 1 e con i carabinieri, con l'esercito, di fare organizzare una giornata, di promuovere questa giornata Vax Day per le persone che operano nel settore agricolo. Un grande sforzo da parte di tutti gli attori chiamati in causa, però il risultato sarà sicuramente dei migliori. Il comune di Trasacco ha registrato difatti nelle passate settimane un focolaio anche abbastanza importante, diciamo così, Sindaco. Comunque ci sono stati tanti casi che hanno raggiunto quasi le 50 unità. Ora la situazione però è in via di miglioramento, si sono segnalate anche tante guarigioni dalla malattia del Covid-19. Sì, un focolaio importante, abbiamo raggiunto circa 60 persone positive nell'ultimo mese, adesso la situazione è in lieve miglioramento, ne abbiamo circa la metà e contiamo di uscire al più presto da questa situazione brutta. Come potete vedere, anche i volontari sono tutti in prima linea per dare il massimo apporto a questa grande operazione di vaccinazione. Come verrà organizzata la giornata? I vaccini si faranno mattina e pomeriggio dalle 9:30 a mezzogiorno e 30 e dalle
2.30 alle 19. Cercheremo di somministrare circa 300 dosi di vaccini e appunto ringrazio ancora una volta i volontari, ringrazio l'Arma dei Carabinieri, l'Esercito, la ASL, perché non ho trovato autorità ma ho trovato grandi persone veramente. Concerti dal vivo, installazioni luminose, musei e siti archeologici sempre aperti. Oltre 200 eventi tra luglio e settembre e Teramo Natura Indomita, il cartellone di eventi culturali e artistici pensato dall'amministrazione culturale, comunale di Teramo, che invita tutti in città per trascorrere un'estate da sogno. Tania Bonnici Castelli. Sarà un piacere restare in città questa estate, lo assicura Teramo Natura Indomita, un cartellone di eventi pensato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e gli enti più importanti del capoluogo, tra i quali la Fondazione Tercas, la Camera di Commercio e la Primo Riccitelli. Oltre 200 gli spettacoli da luglio a settembre tra musica, teatro, libri e incontri tematici. Musei e siti archeologici sempre aperti e installazioni luminose in ogni angolo del centro storico, senza dimenticare il parco fluviale, un'offerta culturale ad ampio raggio. Questa è stata l'arma vincente per costruire un calendario così lungo, così ampio, che dà risposta a tutte le sensibilità culturali della città, in un contesto nel quale per la prima volta riusciremo ad avere l'apertura di tutti quanti i siti archeologici e museali della città di Teramo. Avremo un percorso che abbraccia la città, che parte dalla Villa Comunale e che termina a Madonna delle Grazie, abbracciando ed includendo tutto il centro con un particolare occhio di riguardo a Piazza Sant'Anna e che scende poi al Parco Fluviale, dove già l'anno scorso abbiamo avuto un evidente successo. Quest'anno siamo pronti a ripeterci e anzi ad ampliare quella che è l'offerta, certi che Teramo torni ad avere un ruolo di attrattore nella nostra provincia e non solo, anche sul territorio regionale. Sarà la musica però a fare la parte da leone in questa estate cittadina a Teramo. Simona Molinari, Alice, Antonella Ruggero, lo Stato Sociale, concerti dal vivo di assoluto livello nazionale richiameranno turisti e pubblico da tutta la regione. L'anno scorso era un esperimento, provavamo a dare una vocazione turistica alla città di Teramo, quest'anno ci siamo riusciti, possiamo dirlo con certezza. Se qualche anno fa ad agosto si facevano le valigie e si lasciava la città lasciando, ecco, appunto Teramo semideserta, oggi riempiamo la città di contenuti, di colori, di una marea, devo dire veramente, di eventi fino a settembre, eventi nazionali, eventi internazionali, si chiuderà con la settimana dell'alimentazione, quindi un grandissimo cartellone che chiedo chiaramente a tutti gli utenti di seguire sia chiaramente su tutto il cartaceo che verrà stampato, ma soprattutto sui social, perché sarà un programma che crescerà ancora. Sport e calcio, domenica 29 agosto inizierà il campionato di Lega Pro con le due nostre abruzzesi, Pescara e Teramo. In attesa di capire le partecipanti alla composizione dei gironi, la terza serie nazionale ha già dato indicazioni sulle date della stagione 2021-2022. 60 giorni e poi il via al campionato di Lega Pro, in attesa di capire definitivamente chi parteciperà ai tre gironi previsti e di vedere come saranno disegnati i raggruppamenti che da questa stagione tornano al taglio orizzontale nord, centro e sud. Il consiglio direttivo della Lega di terza serie ha stabilito le date del torneo che verrà. Si comincia dunque domenica 29 agosto e si finisce il 24 aprile del 2022. Oltre alla regular season è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto, mentre il secondo turno il 21, e in quest'ultimo vi prenderanno parte anche le quattro squadre che avranno disputato il turno preliminare di Coppa Italia. Punto centrale della riunione di ieri è stata la verifica delle domande di ammissione al campionato di Serie C, il cui termine si è chiuso alla mezzanotte del 28 giugno, mentre per le società neopromosse dalla D vi sarà tempo fino al prossimo 5 luglio. Il consiglio direttivo ha deliberato di certificare alla federazione che le 50 domande complete sono state regolarmente presentate, mentre una domanda, quella della Casertana, è stata depositata priva della necessaria fideiussione. A questo punto potrebbe entrare in ballo quella aglianese, che pur prima nella graduatoria dei ripescaggi potrebbe alzare bandiera bianca. La problematica relativa all'impianto dove giocare le partite interne sembra essere uno scoglio quasi insormontabile. Per rendere conforme alle normative lo stadio di Agliana, infatti, occorrerebbero opere di rilievo come triplicare l'illuminazione, installare un sistema di videosorveglianza, disporre di uno spazio per la stampa. Inoltre, le società ripescate non possono indicare uno stadio diverso da quello di appartenenza,
ed è richiesto che lo stadio possieda già al momento della richiesta tutte le condizioni di conformità. A questo punto i toscani potrebbero dare forfè liberando uno slot. Dopo l'Aglianese, prima nella graduatoria ci sarebbe il Picerno, che tuttavia non può chiedere il ripescaggio dopo l'illecito sportivo rilevato nella partita col Bitonto del maggio 2019. A quel punto in terza posizione ci sarebbe la vincitrice del playoff del girone I. In lotta ci sono le due messinesi, ACR ed FC, ma con spareggi ancora tutti da giocare e semmai da vincere. Scorrendo ancora scatterebbe la quarta piazza, dove invece c'è il Latina, secondo nel girone G di Serie D, vincitrice dei playoff del proprio raggruppamento, che farà certamente domanda per il ripescaggio, avendo anche uno stadio perfettamente a norma. Durante il consiglio direttivo inoltre sono state sottoposte all'attenzione dei consiglieri la bozza di regolamento della Coppa Italia di Serie C e dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 Beretti 2021-2022, che verranno discusse in occasione del prossimo direttivo del 6 luglio. Il presidente Ghirelli ha espresso l'auspicio che la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia. Guardando all'imminente futuro, ha ribadito la necessità che a livello governativo si definisca un calendario per le riaperture e le percentuali di capienza degli stadi. Il sottosegretario Vezzali, ha continuato Ghirelli, ha dimostrato massima attenzione al tema. È fondamentale avere un quadro delle riaperture in modo da avviare la campagna abbonamenti, che drena risorse finanziarie indispensabili nei primi mesi del campionato, ha concluso il presidente della Lega Pro. A questo punto anche gli eventuali ripescaggi potrebbero ridisegnare la geografia dei gironi, con le due abruzzesi che potrebbero finire, nella peggiore delle ipotesi, in due raggruppamenti diversi. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, nei giorni scorsi aveva fatto intendere che la sua squadra aveva buone chance di finire nel girone B, ma la mutevolezza delle situazioni potrebbe, a differenza del Teramo, che invece sembra essere quasi certo starà nel centro, far terminare i biancazzurri nel girone meridionale, che mai come questa stagione sarebbe super competitivo. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto li trovate on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.